te solo, buon Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione. A te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, e null'uomo degno è temento vare. Si laudato, mio Signore, con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce. Tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore, di te Altissimo Signore porta il segno. Laudato sì, o mio Signore, per nostra madre terra, la quale ci sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erbe. Ben ritrovati, cari telespettatori di Fano TV. Le parole che avete sentito all'inizio di questo speciale è un estratto del Cantico dei Cantici, composto intorno al 1224 da San Francesco. E siamo sul colle di Santa Maria di Scotaneto a Monbaroccio, che oggi conosciamo tutti come Santuario del Beato Sante, luogo di meravigliosa bellezza e profonda spiritualità. Quest'anno ricorre l'ottavo centenario dell'insediamento dei frati francescani. Era il 1223 quando un gruppo di francescani si insediò in questo luogo e creò il convento, il primo nella diocesi di Pesaro. E da quell'anno tutto è diventato e rimasto immutato. Questo luogo è pellegrinaggio, è luogo di culto di tanti pellegrini che arrivano da tutto il mondo per venerare il Beato Sante Brancorsini, che visse qui in sua santità fino al 1300. Per l'occasione tante manifestazioni, tante feste, cerimonie, artigianato, rievocazioni storiche, spettacoli, concerti sono state predisposte per la giornata di oggi per festeggiare questa importante ricorrenza. Ma adesso ci dedichiamo alla Santa Messa celebrata dal Vescovo Salvucci. Venite con noi. Padre Simone, Monbaroccio è la capitale del francescanesimo, 800 anni di storia, e come si respira, come si vive in questo momento, nonostante sono passati tutti questi secoli, è ancora presente e percepibile i principi e i valori di San Francesco? Sì, noi stiamo vivendo il centenario, 800 anni della regola di San Francesco, del presepio di Greccio. Ci stiamo avvicinando verso la morte di Francesco, prossimo anno le stigmate, quindi dentro questo contesto stupendo la venuta di 800 anni fa dei frati a Santa Maria di Scotaneto, e poi naturalmente questo luogo è stato impreziosito dalla santità del Beato Sante, ma di anche tanti altri santi che sono passati, ecco. Quindi questo è un momento così importante e fa capire, ecco, come vediamo anche intorno a noi, che la gente ama questo luogo perché trova il Signore, perché prega, perché si confessa, perché c'è la direzione spirituale, perché ci sono i frati anche che accolgono. Quindi ecco, questa è la testimonianza che 800 anni sono passati, ma si aprono anni nuovi, ecco, nella vita cristiana francescana. Ecco, questa è una testimonianza stupenda attraverso i nostri frati di accoglienza, di amore, di preghiera, di raccoglimento, di fraternità, di famiglia. Come sto vedendo intorno a me, c'è molto senso familiare, ecco. E come ha vissuto in questi giorni con queste iniziative, tante manifestazioni? Avete compartecipato insieme alla società, alle forze militari? Oggi è un contesto dove veramente San Francesco ha abbracciato tutti i ceti sociali. Sì, adesso verrà il pastore, il vescovo. Ecco, e poi ringraziamo tutti, ecco, i volontari, i comitati che si sono organizzati. Poi ad esempio ci sono stati convegni, momenti culturali, e quindi tante iniziative che danno anche la profondità di una bellezza che si articola in vario modo intorno alla vita dei frati qui in questo santuario del Beato Sante. Ecco, quindi ecco, ringraziamo il Signore e continuiamo. Ecco, questo è un inizio, un ricordo e un continuo, ecco, della presenza francescana. Grazie Padre Simone. Grazie, grazie.
Colonnello, San Francesco, il Beato Sante, unisce forze civili e militari. Come sta vivendo queste giornate con il suo corpo? Ma queste sono giornate ricche di emozione. Come ha detto giustamente lei, San Francesco unisce civili e militari. Lui tra l'altro approcciò la vita militare alla carriera militare. Il suo spirito avventuriero, il suo spirito di sacrificio lo contraddistinse per tutta la vita e quindi noi traiamo anche noi esempio, noi militari, dal suo esempio di tanti anni fa, e oggi è un'occasione straordinaria. Festeggiare un ottocentenario penso sia un'occasione veramente unica, e per noi il coinvolgimento che ci è stato richiesto l'ho accolto come un dono e siamo felici di essere qui come co-organizzatori dell'evento. Quanti uomini sono stati coinvolti per questa iniziativa? Oggi fisicamente ne troverete una ventina, ma il 28esimo Reggente Comunicazione Operativa di Pavia ha contribuito anche all'allestimento, alla realizzazione dei prodotti di stampa, ai poster, ai volantini che troverete con tutto il programma di queste giornate. In più realizzeremo un video che sarà la sintesi di queste giornate e raccoglierà i momenti più salienti. Allora, buon festeggiamento e buon lavoro. Grazie anche a voi. Signor Questore, come sta vivendo questa giornata, sia dal punto di vista lavorativo che anche personale? Idilliaco, credo che la parola, l'aggettivo che si adatti di più è un luogo di spiritualità come questo, che sia idilliaco. Noi siamo qui solo un ornamento di ciò che invece è il presidio principale di questo territorio, che è la sua tradizione, la sua idealità e la sua spiritualità come in questo caso. Un lavoro di sinergia tra forze civili e militari. Quello sempre, noi siamo pesci che nuotano in quell'acqua, noi senza la popolazione, senza il civismo, senza l'aiuto delle persone saremmo molto meno efficienti. Allora, buon festeggiamento e buon lavoro, signor Questore. Arrivederci. Presidente e commissario, per questo evento speciale ha avuto la delega a organizzare tutto l'handling di questa celebrazione 800 anni del Beato Sante. Ma sentite, sotto il suono delle nostre campane, quale migliore auspicio oggi poteva essere per organizzare questo evento? Prima di tutto mi sento dal profondo del mio cuore ringraziare tutte quelle persone che hanno collaborato, perché senza di loro noi non saremmo riusciti ad organizzare questo evento. E in primo luogo la presenza dei frati francescani in 8 secoli di storia, perché oggi possiamo festeggiare 8 secoli di storia grazie al 1223 che dei fraticelli sono saliti a Santa Maria di Scotaneto in questo colle e hanno deciso di costruire una piccola chiesetta, ora diventato uno dei monasteri più belli della provincia di Pesaro Urbino, ma penso delle Marche come importanza anche religiosa. Quindi oggi siamo veramente soddisfatti di aver messo dagli uomini del governo a tutte le autorità civili, militari, religiose, la società civile messa in campo per organizzare questo grande evento. E vorrei lanciare anche un messaggio di dire a tutti: donatevi, imparate a donarvi, il dono è una cosa bellissima. Dio ci ha regalato questa volontà di donarci, di aiutare gli altri. Non dobbiamo mai dire io non lo faccio perché non lo fanno gli altri, dobbiamo cominciare noi stessi a farlo e vedrete che tutti correranno ad aiutare, a far sì che tutto possa essere sempre fatto nel migliore dei modi, ma il dono è la cosa più importante. Lei, Presidente, è molto attivo su tutta la provincia, la vediamo che il suo lavoro veramente merita tanta dedizione e tanta attenzione, quindi lei mi conferma che per la riuscita anche di questo evento il successo è quello di un lavoro di sinergia tra amministrazione comunale, associazioni, volontariato, diocesi? Beh, l'equipe di squadra, ringraziando il Vescovo, ringraziando l'amministrazione comunale, ringraziando la Regione Marche, ringraziando tutta la società civile, sicuramente se noi lavoriamo insieme, se tutti insieme lavoriamo per un unico obiettivo, che è l'obiettivo di far star bene le persone, perché se noi facciamo star bene le persone, più stiamo bene, più persone staranno bene. Questo deve essere sempre il nostro obiettivo. Per la giornata di questa domenica conclusiva, qual è il programma? Beh, oggi ci sarà le celebrazioni alle ore 11 della Santa Messa, che sarà il momento ufficiale della nostra manifestazione, e poi nel pomeriggio avremo spettacoli, concerti, artigianato artistico. Abbiamo dato spazio veramente a tanto, perché l'unicità di questo posto, ecco, deve rimanere unica come l'ha creata nostro Signore. Sapori e odori
di una vita francescana? Sì, su questo noi ci abbiamo creduto tantissimo, abbiamo puntato tantissimo, essere molto sobri, impegnarsi a testa bassa, abbiamo lavorato tutti in silenzio e oggi io che parlo, ma qui con me nel mio cuore è come se ci fossero tutti i volontari, tutti i frati, tutte le istituzioni, perché tutti insieme questo evento l'abbiamo realizzato grazie all'intervento di tutti. Grazie Presidente, buon lavoro e buon festeggiamento. Grazie, grazie di cuore. Don Sandro, oggi è una giornata dove si percepisce veramente un'energia e una vibrazione unica, lo dico personalmente, in un luogo dove sono trascorsi 800 anni ma è così palpabile e vivo la presenza di Francesco, di San Francesco, dei francescani, di tutto quello che è iniziato qui. Sì. Sì, è vero, infatti siamo qui non per commemorare un evento del passato, ma per dire come questa storia di presenza dei francescani abbia segnato questo territorio e le popolazioni di questo territorio, quindi generazioni e generazioni di uomini e donne, tale direi da fare cultura. Perché i francescani, il carisma di San Francesco, un carisma di estrema semplicità, fatto di sequela di Gesù e di vita evangelica nello stile della povertà e dell'umiltà, questo stile di vita, questo messaggio ha segnato profondamente la nostra terra. Noi non potremmo spiegare ciò che siamo oggi, la nostra identità, senza fare riferimento a ciò che appunto la vita di Francesco d'Assisi e dei suoi frati ha dato alla cultura del nostro territorio. Quindi noi oggi non celebriamo un evento del passato, ma ripeto, ritorniamo un po' alle radici, andiamo a vedere quella che è la nostra identità, ma per ritrovare, per ravvivare quei valori che hanno caratterizzato appunto la nostra terra, e quindi penso ai valori della fraternità, della solidarietà, dell'accoglienza, dell'attenzione all'altro, il valore della pace, della riconciliazione. I frati ancora oggi quando si salutano, ma già dai tempi di Francesco, si salutano così, salutano le persone dicendo pace e bene. Immaginiamo quanto queste due semplicissime parole, che sono un augurio e sono un invito, siano significative per il nostro tempo. Sono parole e atteggiamenti di cui abbiamo un estremo bisogno anche noi oggi, e quindi siamo qui per dire ripartiamo da qui. Lei avrà l'onore di celebrare la Santa Messa, che messaggio vuole dare a tutta la comunità oggi? Ma esattamente questo, cioè quello di recuperare i valori semplici che San Francesco d'Assisi e i francescani ci hanno consegnato e continuano ancora a diffondere nel mondo intero e anche in questo santuario. Il messaggio che vorrei consegnare a tutti è: andando a casa, tornando nella vita di ogni giorno, siate la realizzazione concreta del saluto dei francescani. Pace e bene, siate segno, seme, germoglio di pace, e coltivate i semi di bene nei luoghi che ogni giorno frequentate e vivete. Con questo augurio la ringraziamo e buona Santa Messa. Grazie, grazie a voi. Egli permette che grano e zizzania crescano insieme, perché nella sua pazienza, che è misericordia,
spero che la zizzania possa ravvedersi anche per il contatto con il grano buono. D'altra parte, chi conosce un po' l'agricoltura e la campagna sa benissimo che l'erba infestante ha le radici probabilmente intrecciate con il grano buono, che se tu volessi davvero togliere l'erba infestante, sradichi anche il grano buono. Quindi Gesù usa un'immagine fortissima che tutti potevano capire. Signor Sindaco, oggi è una giornata ricca di emozioni, di presenze e di energia. Che cosa si prova a essere il sindaco della capitale del francescanesimo? È meraviglioso, guardi, sono arrivato adesso, ho salutato tante persone, c'è un'energia, c'è un'emozione, ho asciugato anche qualche lacrima, a dire la verità, quindi l'emozione è tanta, 800 anni di insediamento francescano, con tutto quello che hanno dato al territorio, perché sono insediati qua, non c'era nulla, e da lì è nata la mia comunità, che oggi ho l'onore di rappresentare, un susseguirsi di emozioni, un susseguirsi di cultura, un susseguirsi di crescite in 8 secoli di storia. La coincidenza, 800 anni dall'insediamento francescano, 600 anni dal cambiamento del monte di Santa Maria di Scotaneto in Beato Sante, quindi una serie di concomitanze che ritroviamo nel nostro meraviglioso territorio e che oggi vedono tutte le forze dell'ordine con noi presenti, il volontariato, il mondo dell'associazionismo, il mondo dell'imprenditoria locale, tutti insieme per un unico scopo, quello di valorizzare un santuario così meraviglioso. Il segreto è vivere il comune come comunità. Comune, comunità. Le prime parole che ho detto me le rubate da quando mi sono insediato, perché se facciamo un tutt'uno di queste due realtà, allora guardiamo lontano. E quindi la comunità fa la differenza all'interno di questo comune. Beato Sante è meta di pellegrinaggio da ogni parte del mondo. Ci sono stati turisti, gente in questi giorni, Sindaco? È stato molto frequentato, abbiamo avuto l'onore di avere i ragazzi del PUF, Pesaro Urbino Fano, per la giornata mondiale che si svolgerà a Lisbona, quindi 160-170 ragazzi che sono arrivati venerdì sera grazie alle due diocesi che hanno collaborato. Abbiamo avuto la Coldiretti questi giorni, abbiamo fatto un magnifico convegno a fronte del legame di San Francesco con la terra, con i suoi valori, e quindi imprenditore, l'agricoltura, imprenditori locali presenti con noi, è un continuo di susseguirsi di pellegrini che continuano a vivere questa realtà, a volte nel silenzio, a volte nel refrigerio e a volte nelle culture che ha da offrire. E allora buona giornata, buon festeggiamenti e buon lavoro, Sindaco. Grazie, buona giornata e veniteci a trovare al Beato Sante. Sembra di essere entrati in una bottega di un artigianato molto noto. Cosa sta dipingendo? Una decorazione mediale, un boccale con un leprotto che dopo servirà per servire il vino, qualsiasi altra bevanda. E sta utilizzando dei colori? Questo lo vede scuro, che dopo diventerà verde. Ecco. Anche il suo vestito. Grazie. Molto bello, è una rievocazione insomma del periodo medievale. Sì. E allora lascio continuare il suo lavoro. Grazie. Grazie. Ci troviamo nella piazza di Monbaroccio e siamo un'associazione, cerchiamo di tramandare i lavori di un tempo che però sinceramente non molti si avvicinano, specialmente le ragazze, no, però le signore anche. E che cosa abbiamo qui, Antonella? Ci può illustrare per le signore che ci stanno ascoltando? Abbiamo del ricamo filet d'antico, il filet di rete, questo è lavorazione su tulle, molto prezioso, dal ricamo a orlo a giorno con le varie sfilature, punto antico, chiacchierino, quello che vedete. E questo, anche questa è una lampada lavorata su tulle e quello là è un filet di rete. Sono tutte tecniche molto antiche e che per imparare comunque ci vuole. E bisogna anche spingere questa cultura di riprendere le arti. Cerchiamo di tramandarla, però non c'è tanta voglia in giro. Le signore un pochino di più magari, però volentieri ci chiedono di farle imparare un pochino di cosine e noi le ospitiamo nel nostro laboratorio, diciamo. Ricordiamo il nome del laboratorio? I lavori della nonna di Monbaroccio. Meravigliosi, complimenti e buon festeggiamento. Grazie, grazie.
molto intenta nel suo lavoro. Il suo nome? Io mi chiamo Carola, il mio nome è Sacchetti Carolina e sono la rappresentante dell'Associazione Culturale Atelier di Battista di Urbino, un'associazione culturale che si occupa appunto di studio, ricerca e ricostruzione storica per quanto riguarda la moda dell'epoca. E cosa stava facendo? Questo attrezzo che stava utilizzando, come si chiama? Questo attrezzo è un lucet, è un attrezzo antichissimo, di origini antichissime, che venne usato lungamente durante i secoli scorsi semplicemente per la realizzazione dei lacci. I lacci che servivano, le stringhe. Perché all'epoca gli abiti avevano bisogno di essere stringati. Esatto, le tecniche di chiusura degli abiti erano già due, sia con i bottoni che con le stringhe. Questo era un piccolo attrezzo che permetteva la realizzazione di lacci resistenti, si potevano realizzare in lana, in lino, ma anche in seta per abiti più pregiati, ma poi anche stringhe per legare i pezzi d'arme al gambeson per i soldati, perché è un intreccio che permette di ottenere un cordino molto resistente. C'è risposta a riprendere a fare queste attività dalla parte dei giovani? Allora, sicuramente proporre degli aspetti storici in questo modo un po' diverso, quindi non soltanto attraverso i banchi di scuola o attraverso, non so, le visite nei musei, sicuramente ha un'importanza, perché può svegliare la curiosità partendo da altri punti di vista e può aiutare a interagire con quella che è la nostra tradizione, il nostro passato, partendo, come nel nostro caso, anche un po' dal basso, partendo da quelli che erano i mestieri più importanti dell'epoca. Il nostro tentativo, quantomeno la nostra passione, ci ha portato a fare questo tentativo e devo dire che ultimamente c'è risposta. Noi abbiamo avuto delle esperienze che ci hanno piacevolmente sorpreso anche per l'attenzione dei ragazzi, soprattutto i molto giovani. È stato interessante. Che cos'è questo? Perché questo è uno stampato di un documento dell'epoca. Questo è uno stampato di un documento dell'epoca. Qua non siamo nel 200, ma siamo già a ridosso del 500. In questo caso si parla di un documento che contiene le provisioni emesse dal duca di Urbino per la città, e in questo caso è una lista sostanzialmente di prezzi che dovevano fare da tabella massima di prezzi applicati per le varie attività alla vendita che c'erano in città. Questo serviva anche per stabilire un equilibrio tra il venditore e l'acquirente, per evitare dei soprusi economici, ma anche per gestire poi tutti i mercanti che magari in occasioni di fiere arrivavano fuori dallo stato del comune di Urbino e quindi si dovevano adattare a quelle che erano le regole. Una sorta di regola del prezziario. Sì, potremmo riprendere anche come probabilmente, formula. Probabilmente era esatto. In genere questo tipo di documenti, con quelli che poi erano gli statuti cittadini, venivano proprio emessi al fine di regolare tutta la vita cittadina, in questo caso anche tutta la parte economica. Bene, io la lascio riprendere il suo lucet. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Laura, prima che mestiere era una passione, è questa, da quanto tempo fa ceramica? Ho iniziato la ceramica all'età di 8 anni, diciamo che ho scoperto quest'arte in maniera completamente fortuita, ma l'ho perseguita, inseguita, e a 50 anni abbondanti sto continuando, ed è una passione che cresce con l'età. E quindi penso di non abbandonarla mai più. E oggi lei espone i suoi lavori, cosa sta facendo? Allora, sto esponendo i miei piatti medievali e diciamo non mi occupo solo di ceramica medievale, ma diciamo di tutta la ceramica, e in questo momento sto dipingendo un piatto della nostra tradizione. La tradizione medievale, ecco, per chi ci sta ascoltando, come la può distinguere e in che cosa consiste? Diciamo che la ceramica è un campo vastissimo e le prime ceramiche che si avevano erano di questi colori, verde ramina e bruno di manganese,
e diciamo sono ceramiche antichissime, sono i primi colori che si sono trovati nella ceramica, poi successivamente sono subentrati i blu, gli aranci e... Però i colori primordiali erano questi? Erano questi, quindi proprio le ceramiche, questo è un bicchierino e diciamo è di piccolino, però la forma era proprio questa, con queste due orecchie, ed era un bicchiere utilizzato, ce n'è anche uno là della misura più grande, esatto, sì. Più grande, ed erano dei bicchieri con queste due orecchie, che la forma è, pur essendo molto antica, è comunque anche molto moderna, quindi qui li ho riproposti in tazzina da caffè, però diciamo il principio era sempre lo stesso. Complimenti, bellissimi, buon lavoro. Grazie, grazie mille. Signor Maurizio, posso disturbarla? Cosa sta facendo? Sto facendo una teglia, un testo per cuocere. Cuocere la piadina, ma anche il pane. Sembra una cosa nuova, almeno qui. Invece non è vero, perché a Montetiffi, che hanno sempre prodotto le teglie, i testi per cuocere, ed erano già vecchi nel 500, dai documenti risulta che già nel 700 sicuramente erano uno dei luoghi di smercio. Quindi a Montetiffi si arriva fino qua a portare le teglie per la piada, tant'è che a Fano la piada si fa, si è sempre fatta, e non la chiamano né crostola né crescia, ma piada. Piada? È vero, confermi. E il materiale è argilla? Le argille sono le nostre, sono queste qua che ancora andiamo a raccogliere, sono una miscela di argille scagliose multicolore, sono queste, a cui viene aggiunta la calcite, che è questo minerale che viene macinato. E l'impasto poi si tiene con dell'acqua, semplicissimo. E lo fa con un piede scalzo? Sì, ma si lavora meglio con i piedi, si ha proprio meglio la percezione del lavoro, come si svolge. E sì, noi lo facciamo di mestiere, stranamente ancora c'è una famiglia che fa sto mestiere, prima c'erano più di 10, oggi una c'è ancora a Montetiffi. I mestieri di una volta? Ah beh, noi speriamo che continui, la nostra volontà è quella che si prosegua, quindi stiamo allestendo anche una scuola per insegnare a farle. Interessante, allora vi auguro buon lavoro e buona giornata al Beato Sante. Benissimo, grazie, buona giornata e buon lavoro anche a voi. Si è appena conclusa la Santa Messa al Santuario del Beato Sante, la giornata proseguirà con artigianato, con mostre, rievocazioni, spettacoli, e da Beato Sante è tutto, vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi di Fano TV.